Un minuto di storia con Padre Pio nel convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna in Foggia, un luogo che ha visto la presenza di Padre Pio da Pietrelcina nel 1916. Però oggi vi raccontiamo quello che è accaduto l'11 di aprile del 1921 a San Giovanni Rotondo. Andò a far visita a Padre Pio direttamente dall'Uruguay Monsignor Ferdinando Damiani, che era il vicario generale della diocesi di Salto in Uruguay. Lo accompagnò il fratello Victor José. Cosa successe? Monsignor Damiani andò a trovare, come spesso capitava in quel periodo, in tanti volevano conoscere questo frate minore cappuccino, andò a trovare Padre Pio e ne rimase talmente compiaciuto da questa visita. Vide in Padre Pio un uomo veramente straordinario, tanto è vero che ritornò a San Giovanni Rotondo più volte e chiese proprio a Padre Pio la sua vicinanza nel momento della sua morte. Così accadde. Padre Pio in bilocazione in Uruguay ha assistito Monsignor Damiani, ma di questo ne parleremo un altro giorno, perché di quello che vogliamo parlare oggi riguarda invece quanto accadde nel ritorno verso Roma di Monsignor Damiani. Ebbe un'udienza privata con Papa Benedetto XV, il quale in spagnolo disse testuali parole: veramente Padre Pio è un uomo straordinario, di quelli che Dio manda di quando in quando sulla terra per convertire tutti gli uomini. Straordinario Papa Benedetto XV. Da quella visita Monsignor Damiani portò via un guantino di Padre Pio che i confratelli gli donarono, proprio perché in Uruguay aveva una sua cara amica, suora, che era gravemente malata, aveva un cancro allo stomaco. Si trattava della superiora del convento della Medaglia Miracolosa in Montevideo, Maria Teresa Salvatores. Era gravemente malata. Nel momento in cui andò a trovarla, le donò questo guantino di Padre Pio. Questo guantino di Padre Pio che le altre consorelle le poggiarono sullo stomaco, dove lei aveva questo cancro. La suora si addormentò e dopo 3 ore si risvegliò raccontando che aveva sognato questo frate che andava da lei, è stata con lei accanto al letto a colloquiare e le ha toccato proprio la parte dello stomaco dove aveva il cancro. E appena sveglia, lei subito andò in cappella, ringraziò il Signore, scese in comunità con le consorelle per far festa perché lei era guarita.